Sì, ci siamo, buongiorno. Hanno chiuso la tenda lì e quindi simbolicamente siamo chiusi qua e isolati dal resto del salone. Non c'è tutto quell'inquinamento acustico che c'era gli anni scorsi quando non erano chiusi questi spazi, dà un senso molto più di raccoglimento. Allora, buongiorno a tutti, siamo qua in compagnia dell'autore del libro che presentiamo, Davide Savelli, classe 1968, potresti essere mio fratellino piccolo, il mio ultimo fratello è del 66, quindi insomma se papà e mamma si fossero dati più da fare siamo lì. Davide Savelli di Forlì, romagnolo quindi, ma trapiantato a Roma, dove fa tra le altre cose il regista per la storia e quindi è il mio regista in ACDC, una delle trasmissioni che facciamo su Rai Storia. Quindi parlerò solo bene del suo libro per forza di cose, come potete immaginare. Poi dovrete leggere fra le righe eventualmente per le eventuali critiche. Allora, il libro di Davide Savelli che presentiamo oggi è questo che vedete, Venezia 1902, I delitti della Fenice, Todaro Editore. Questo libro, fra parentesi, se sapremo suscitare un adeguato entusiasmo, si può acquistare sur le champ qui stesso dalla rappresentante della casa editrice e altrimenti per chi ha bisogno di ulteriore riflessione allo stand K66. Allora, questo è un libro, poi ti chiederò, giallo, noir, thriller, io sono ancora di una generazione in cui questi libri si chiamavano gialli e basta. Da quando l'editore Mondadori ebbe l'idea geniale che i libri di questo tipo tradotti dall'inglese andavano messi in, proprio con la copertina gialla, e da allora in Italia e solo in Italia esiste questa espressione. Naturalmente il libro giallo è un modo di dire che c'è solo in italiano. Quando ero bambino io negli anni 60-70 i miei leggevano libri gialli e a me naturalmente era vietato leggerli, erano là nello scaffale, ma io sapevo che alla mia età non mi potevo leggere. Una delle grandi transizioni della mia vita è quando intorno a 13-14 anni ne ho preso uno senza chiedere il permesso e ho cominciato a leggere. E mi ricorderò sempre mia mamma che mi passa accanto e mi dice: cosa leggi, un libro giallo? Così, e mia mamma passa oltre. Un rito di iniziazione. E in quegli anni, dicevo, i gialli non erano praticamente mai di autore italiano. L'unico autore italiano di libri gialli si chiamava Scerbanenko ed era ucraino, ma di autori italiani non ce n'erano. In realtà ce n'erano stati nei primi tempi, è una cosa che ho poi scoperto dopo, negli anni 30 c'erano e come i giallisti italiani. Poi sono morti, c'è stata un'egemonia anglosassone totale per molti decenni e poi sono tornati i giallisti italiani. I giallisti italiani che scrivono storie ambientate in Italia e che a volte, come in questo caso, sono anche romanzi storici e non soltanto storie gialle. Qui siamo a Venezia nel 1902. Chi si ricorda cos'è successo a Venezia nel 1902? Grandiosa, ma lei aveva già letto il libro prima. Beh, complimenti, perché è una cosa che si ricordano pochi. Se uno dice cosa è successo a New York l'11 settembre del 2001, lo sanno tutti. Ma che nel 1902 il campanile di San Marco, che noi vediamo quando andiamo a Firenze, sta lì? A Venezia, grazie. Poi facciamo il conto del bicchiere di vino che abbiamo bevuto a pranzo. A Venezia, quando andiamo a Venezia lo vediamo lì, sembra che sia lì da sempre, ma nel 1902 è crollato. Era un cumulo di macerie. Poi l'hanno tirato su e appunto fa un po' effetto che siamo in così pochi a ricordarcelo in realtà. Forse succedesse oggi sotto gli occhi delle telecamere avrebbe un altro effetto. Fu ricostruito tale quale, uno dei primi esempi di ricostruzione tale e quale di un edificio perduto, prima che fosse ricostruita la cattedrale di Reims in Francia distrutta nella prima guerra mondiale, prima che fosse ricostruita Varsavia o Dresda, ecco. Dopodiché è un momento un po' particolare, evidentemente, è un avvenimento che fa venire voglia di scrivere una storia ambientata in quella città, in quel momento. E quindi qua abbiamo una storia che da un lato racconta
questo momento rimosso del nostro passato, il crollo del campanile di San Marco, e dall'altro inventa, come si deve, una storia gialla con il suo commissario, con il suo serial killer, con i suoi comprimari, con le sue belle donne e così via. Tutto questo, dicevo, a me viene da chiamarlo un giallo. Ho sentito delle interviste in cui tu dici è un noir, forse anche un thriller, però a questo punto mi piacerebbe sapere da te che differenza c'è fra questi diversi termini, perché appunto giallo è una cosa che esiste solo in italiano, thriller lo diciamo, ma forse è un termine, non so se è una mia impressione, più televisivo e cinematografico che non letterario, ma non so. Da un po' di anni diciamo un noir, ed è buffo perché la lingua francese ha perso qualunque influenza nel mondo, non la sa più nessuno neanche da noi, ma noi in Italia, e credo solo noi in Italia, abbiamo adottato il francese noir per dire un libro di questo tipo. Allora, cos'è un giallo? È un noir? È un thriller? Buongiorno a tutti, grazie. Che sia giallo non c'è dubbio. Dunque, thriller qualcuno l'ha definito in una delle recensioni che sono state fatte e mi sta bene, così come mi sta bene noir, cioè diciamo per me l'unico distinguo è che questo è un libro dove conosciamo subito l'assassino, no? Cioè, non è un libro dove dobbiamo scoprire chi sia l'assassino, non c'è un maggiordomo da svelare alla fine, eccetera. Quindi è un libro dove però ci sono dei misteri, ci sono tutta una serie di storie, di tensioni che si vanno sciogliendo durante il libro e nelle ultime pagine, e quindi c'è quella tensione tipica del thriller e c'è quell'ambientazione così un po' oscura, dove ci sono ossessioni, fobie, un po' di violenza ma non particolarmente eccessiva, che secondo me è proprio del noir, direi così. Nel senso che certo, un giallo tu lo leggi vedendo se sei più intelligente del commissario e riesci a indovinare chi è il colpevole. Non ci riesci mai, naturalmente, perché l'autore bara, ma comunque, invece quando lo sai già, allora è un noir. Benissimo, questo l'abbiamo stabilito. È una storia in cui i protagonisti sono, da un lato, appunto, Venezia, e c'è tutta la storia del campanile di San Marco che è il vero protagonista, malato, moribondo, di questa storia. Un altro protagonista è il Caffè Florian, naturalmente, in piazza San Marco, e ci sono i protagonisti veneziani, le autorità, i tecnici, e poi la polizia, il commissario, i librai, e poi ci sono colpevoli e vittime che invece sono tedeschi. Questa in realtà è una storia di turisti tedeschi e di morte, ambientata a Venezia all'inizio del Novecento. Allora, la domanda ovviamente te l'avevamo già fatta tutti, abbi pazienza per la banalità, ma cioè, non l'hai intitolato La morte a Venezia perché era un titolo già preso, semplicemente? Sì, infatti ci siamo anche divertiti con Veronica Todaro, perché io dicevo, sì, dovremmo chiamarla così, però purtroppo c'è qualcuno, un piccolo scrittore che si è già appropriato del titolo. No, sì, comunque sì, è un racconto dove ho voluto costruire una storia di finzione, innestare una storia di finzione con dei toni noir o anche giallistici, eccetera, su una ricostruzione il più possibile verosimile di un evento come quello del crollo del campanile di San Marco. Hai detto bene, secondo me ci sono tre protagonisti sostanzialmente nel libro, e sono appunto il Paron de Casa, come a Venezia chiamano il campanile, il commissario Bourdin, che è colui che deve condurre le indagini a riguardo di una morte violenta accaduta proprio dalla cima del campanile, e di un assassino tedesco che si chiama Hans Feller. Questi sono i tre protagonisti, diciamo, uno statico, ma di cui seguiamo tutta l'agonia, tutto il romanzo, a parte alcuni flashback, si svolge nei pochi giorni che precedono il crollo del campanile, e invece gli altri due che sono, si sfidano e si danno la caccia lungo Venezia. Quindi, insomma, appunto, confermando quello che abbiamo detto prima, il nome dell'assassino l'abbiamo già detto,
l'unica suspense che c'è a questo punto è sapere se l'assassino la farà franca o se vince il commissario Bordin. L'unico modo di fare spoiler sarebbe se ve lo dicessi adesso, effettivamente. Vince il commissario, l'assassino non la fa franca. No, non è vero, chissà. Comunque, questa non è solo una storia di turisti tedeschi a Venezia inizio Novecento, rubata, però, diciamolo, non solo a un grande scrittore, ma anche a un grande regista. Perché, insomma, adesso non so più, perché al cinema non ci va più nessuno, i film non li vede più nessuno, è una forma d'arte in rapido esaurimento, sembrerebbe. Ma una volta io avessi chiesto, molti di voi hanno sicuramente letto La morte a Venezia di Thomas Mann, ma probabilmente sono di più quelli che hanno visto anche il film di Visconti, La morte a Venezia. A me poi verrebbe quasi da dire che, nonostante il suo estetismo vergognoso, il film di Visconti ti rimane impresso ancora di più del libro di Thomas Mann, ma insomma, comunque, questo è un altro discorso. Certo, sì. Per ragioni tecniche abbiamo cambiato microfono, ma voi mi sentite sempre, vero? Sì, ok. Allora, questo romanzo si intitola, come dicevamo, I delitti della Fenice. Ora, la Fenice, lo sappiamo tutti, è l'uccello mitologico che muore e poi rinasce dalle proprie ceneri. È un uccello, è un volatile. Qua si parla molto di uccelli, si parla molto di volo, il tema dello spiccare il volo per andare appunto verso un altro paradiso è molto presente nella testa impazzita del criminale. E naturalmente tutto questo ci porta a delle associazioni. Per esempio, siamo, lo sapete tutti e credo che proviate tutti il mio stesso sconforto, nell'anno leonardesco. Si parla di Leonardo ovunque. L'argomento è già esaurito adesso, credo che siamo a maggio, ma si continuerà a parlarne all'infinito. Allora, ci sono delle suggestioni leonardesche in questo libro. Uno potrebbe pensare a prima vista, sì, di default, come si dice adesso, molto probabilmente sì, ma c'è un modo per controllare i ringraziamenti. Qui è chiaro che l'editore deve aver detto all'autore, noi libri di meno di 140 pagine non li pubblichiamo. Il libro sono 138 pagine. Come fare? L'autore ringrazia, se ho contato bene, 87 persone. Poi tu ci dirai quanto ognuno di quegli 87 ha contribuito, ma uno degli 87 ringraziati, con la modestia che è tipica di Davide Savelli, è Leonardo da Vinci. Allora, altri sono Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire, Mircea Eliade, Umberto Eco, eccetera. Questi sono quelli con nome e cognome. Io sono l'Alessandro della prima serie, vero? Sì. Dove c'è invece soltanto il nome e non il cognome. Ma gli amici intimi li ringraziate solo per nome. Certo. Detto questo, al di là dello scherzo, Leonardo c'è, evidentemente. In questo romanzo c'è una delle ossessioni della civiltà occidentale, che è l'ossessione di volare. Ma di volare non come noi abbiamo imparato a fare, perché appunto uno dei paradossi del nostro mondo è che noi facciamo una cosa che per millenni gli esseri umani hanno sognato, voliamo. Dopodiché, se uno prendesse Dedalo o Leonardo da Vinci e gli dicesse ti faccio volare, probabilmente ci rimarrebbe malissimo. Ti faccio volare vuol dire devi essere un'ora prima all'aeroporto, sta attento a quanto pesa la valigia. Togliti le scarpe, l'orologio, il sole, la cintura, passa nella macchinetta, intruppati con gli altri, poi sali, siediti al tuo posto, non ti muovere più, passeranno quelli di Ryanair a chiederti se vuoi comprare il profumo, e poi se sei fortunato vedi qualcosina dal finestrino. Ma gli umani per millenni hanno sognato di volare come fanno gli uccelli, di avere le ali e muoverle noi. Quelle ali, no? Leonardo sognava questo, e questo è uno dei temi che attraversano il tuo libro. Allora la domanda di partenza è, ma come dire, ti sei ricordato che c'era l'anno leonardesco e hai pensato di approfittarne? L'idea è nata molto prima? Assolutamente sì, l'idea è nata molto prima, l'idea è nata molto prima
di tante altre cose, perché poi insomma nel libro voglio partire dai ringraziamenti, così cerco di spiegarmi meglio. Innanzitutto, no, in questo caso non è stata l'editrice a chiedermi di aumentare i ringraziamenti, anzi direi che fa parte del libro, per chi avrà voglia di acquistarlo o comunque di leggerlo, andare a scoprire quanti rimandi, quante citazioni ci siano dentro il libro, ovviamente più o meno nascoste. Quindi c'è Baudelaire perché leggendolo troverete una poesia e qualcuno la riconoscerà. C'è Leonardo da Vinci, non solo perché è una delle ossessioni del nostro assassino a Spener, è sicuramente il volo, e quindi c'è una storia di libri trafugati, tra cui anche il Codice del Volo, che voi conoscete bene, visto che lo custodite qui a Torino. Ma c'è anche una citazione, una delle citazioni iniziali, il sogno, il risveglio del bambino Hans Spener nella casetta sugli alberi dei boschi bavaresi, dove lui si trova di fronte un nibbio reale. Leonardo da Vinci, lo sappiamo, poi l'ha studiato Freud, ha questo incubo ricorrente dell'infanzia, della visione del nibbio, eccetera eccetera. Ci sono, diciamo, ecco, ci sono tante di queste citazioni che credo di avere più o meno disseminato e puntato dentro il libro, che potrebbe anche essere divertente andare a riscoprire. C'è una citazione più generale su il com'era e il dov'era, la ricostruire il campanile 10 anni dopo viene ricostruito esattamente com'era, esattamente dov'era, che è una che oggi sembra immediatamente, potresti chiedere, ma allora è perché hai pensato alla cattedrale di Notre Dame, o forse perché hai pensato a Ponte Morandi. In realtà questo libro ho cominciato a scriverlo diversi anni fa, e quindi molto prima che tutte queste catastrofi avvenissero, però mi sembra insomma che abbia un principio di attualità che tende a non dissiparsi. Quello ne parliamo di sicuro. Senti, però scusami, ma loro sicuramente lo sanno, ma io questa cosa dell'incubo del nibbio di Leonardo non la conosco, ce la dici meglio? Sì, no, Leonardo racconta di avere avuto di avere questo ricordo dell'infanzia, che attribuisce, diciamo, ad un sogno, ad un incubo, di svegliarsi nel cuore della notte con aggredito, quasi soffocato da un nibbio, credo addirittura dalla coda del nibbio. Tanto è vero che poi Freud utilizza questa analisi per pensare ad un abuso sessuale, eccetera eccetera. Perché sapete che in tedesco Schwanz, cioè coda, è un termine di quelli che indicano l'organo sessuale maschile, quindi in tedesco ovviamente l'accostamento è immediato. Peccato che per uno che parla italiano invece la cosa non sia così evidente, ecco. Dopodiché, questo aspetto a me interessa anche perché io personalmente una delle cose che faccio per divertimento è fare quello che si chiama il bird watching, cioè andare in giro con il binocolo a guardare gli uccelli, cosa che facevo già negli anni 70, quando in Italia nessuno sapeva cosa fosse il bird watching. Mi ricordo proprio di un racconto giallo pubblicato, allora la Mondadori, oltre a pubblicare il giallo Mondadori, che era settimanale, 350 lire, pubblicava ogni 3 mesi un'antologia di racconti, gialli per l'inverno, gialli per l'estate. In una di queste antologie di racconti c'era un racconto, erano tutti racconti inglesi o americani naturalmente, perché loro erano i professionisti del giallo, che in originale si intitolava The Bird Watcher, perché in un contesto anglosassone era normalissimo avere un personaggio che andava in giro per i boschi con il binocolo e vedeva cose che non avrebbe dovuto vedere. Anch'io devo dire, quando vado in giro col binocolo a volte mi sento un po' in imbarazzo, perché dai l'impressione, se c'è una villetta giù in fondo e tu sei lì che punti. Dopodiché, allora, The Bird Watcher, nessuno sapeva cosa volesse dire in italiano, per cui il racconto era stato pubblicato col titolo L'ornitologo. Invece oggi si fa bird watching tranquillamente, e questo tema degli uccelli è una delle cose che attraversano tanti ambiti della nostra cultura. Che ne so, a partire da Jurassic Park abbiamo imparato che gli uccelli sono dinosauri in realtà, per esempio, e da allora guardiamo anche i passerotti con un occhio leggermente diverso. Qui
ci sono, a me sembrerebbe, anche delle suggestioni cinematografiche che non sono però denunciate, mi sembra, nei ringraziamenti. Tu sei un uomo di cinema, sei un uomo di televisione, a me viene in mente un film, cos'è che state guardando? Passano degli uccelli, finché non sono quelli di Hitchcock. Ecco, sapete negli uccelli di Hitchcock quando si posa un corvo, poi si torna a guardare loro due che stanno chiacchierando, poi l'inquadratura cambia, adesso ci sono due corvi, poi di nuovo loro che chiacchierano. Li ho pagati io per rendere... Sono maestrati. Ci sono tre corvi e poi loro chiacchierano, poi si sposta l'inquadratura, ci sono mille corvi tutti insieme, ecco. Ma a me veniva in mente un altro film, non troppo conosciuto, credo, tranne dai cinefili. È uno dei primi film di Robert Altman, quindi grandissimo regista americano, quello che ha fatto Nashville poi. Uno dei primi film di Robert Altman si intitolava in inglese con il nome del protagonista, titolo sbagliato e poco memorabile, Brewster McCloud, dove l'unico piccolo indizio era questa nuvola cloud nel cognome McCloud del protagonista. In italiano gli hanno dato un titolo come si usava anche lì allora, no? Lungo, un po' ammiccante, ma efficace, anche gli uccelli uccidono. Ed era la storia di un ragazzo, correggimi se sbaglio, che aveva l'ossessione del volo, ma ce l'aveva proprio nel sé, come ce l'aveva Leonardo, e cioè voglio farmi le ali e con un meccanismo per cui mi metto le ali sulle spalle e poi volo, non che prendo l'aereo, volo davvero con le mie ali. E però quello è un film giallo, è davvero un film giallo, perché non si sa chi è il colpevole, ma ci sono delle strane morti. E poi pian piano il cerchio si stringe e il ragazzo che aveva il sogno di farsi le ali e volare è anche in realtà il serial killer che è responsabile di tutte quelle morti. Ce l'avevi in mente? No. O ti è venuto in mente dopo? Me lo fai venire in mente tu, perché è un film che forse ho visto quando avevo 14 anni, ma l'avevo completamente rimosso, non l'avevo assolutamente in mente. Però assolutamente. Ma io un po' di anni fa mi sono per esempio occupato di un altro programma con un conduttore che si chiama Valerio Massimo Manfredi, che conoscete tutti, un programma di cui facevo l'autore e il regista, che si chiama Argo, e mi sono occupato di una piccola storia di un giovane tedesco, in questo momento purtroppo mi sfugge il nome, che all'inizio del Novecento si costruiva delle ali e cercava di, come se fossero degli aglianti, si buttava giù da una collina cercando di volare. Otto Lilienthal, bravissimo. E per dire anche questo, quando mi sono trovato davanti a questa storia di cui mi sono immediatamente innamorato, il libro era già praticamente scritto, insomma ci sono tante di queste suggestioni. Io le ho alcune probabilmente le ho metabolizzate senza accorgermene. È quello, noi oggi disponiamo del concetto di metabolizzare, che in altre epoche non avrebbero avuto per indicare questa cosa, ma che secondo me è molto efficace, cioè è significativo quando nelle opere d'arte o comunque nelle opere letterarie e cinematografiche emergono dei temi senza che l'autore lo sappia. In realtà l'autore non lo sa, ma quelle cose ce le aveva probabilmente dentro e fanno parte della sua chimica interiore, e questo succede continuamente. Poi quando si è deciso di esplicitare questa cosa, la si è chiamata il postmoderno e si è detto vabbè, hanno già fatto tutto, noi possiamo soltanto citare. Ma qui è un'altra cosa, è la tradizione viva della nostra cultura secolare che agisce anche senza che noi ne siamo consapevoli. Comunque, no? Per la ristampa bisogna aggiungere Robert Altman ai 54 minuti. Robert, ci conosciamo da tempo. No, a me viene in mente un altro riferimento cinematografico, ma questo fa parte dell'Amarcord, su cui ho impostato una parte di questo intervento. D'altra parte, con un romagnolo l'Amarcord va bene, no? È sempre bene. Assolutamente. Ecco. Ma qui credo che non sia, anche questo di sicuro non è voluto. C'è una scena in cui la protagonista femminile, Tiziana, che fra le altre cose nella vita fa la libraia,
ed è in libreria in piedi su una scala, e l'uomo che è attratto da lei arriva in libreria e la vede, no? Ecco, in piedi su questa scala. Ora, per uno della mia generazione, questo ovviamente è Salvatore Samperi, Malizia, 1973, un film che ha plasmato l'immaginario erotico di un'intera generazione e ci ha fatto conoscere la donna più bella del mondo allora, cioè Laura Antonelli. Ma tu avevi solo 5 anni, no, io ho conosciuto Malizia. Confesso di non averlo mai visto, faccio ammenda. Ho un ricordo mentre lo dici del manifesto, della locandina, però non ho mai visto il film, giuro. Non lo dico perché c'è la locandina, è una appunto delle immagini che accomunano generazioni di italiani, la locandina di Malizia, chiaramente. No, senti, a parte gli scherzi, però invece mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa di più stavolta sul tema della tecnica di costruzione, nel senso che è fin troppo facile dire che questo libro è un libro scritto con una tecnica cinematografica, e tu sei uomo di cinema e di televisione, però questa è una cosa su cui io ho cominciato a chiedermi se non sia un cliché anche un po' abusato, questo della tecnica cinematografica. È vero, prima del cinema gli scrittori non erano capaci di alternare in modo eccitante, cioè in un romanzo di Appendice dell'Ottocento non c'era già una tecnica cinematografica, e quando uno come te si occupa, cioè delle cose di cui ti occupi tu, scrive un romanzo, c'è una consapevolezza nel dire adesso uso un certo tipo di tecnica? Su questo però devi parlare almeno 5 minuti. Sì, no, altrimenti... va bene, allora, cioè io credo che ci sia una consapevolezza nella misura in cui ci sono anche dei limiti al cui sottoscritto autore, cioè io ho cercato di affrontare questo racconto con le mie competenze, con le mie, non mi sono voluto inventare né giallista né scrittore consolidato. Io scrivo da ovviamente una vita, cioè campo scrivendo, non ho mai scritto un libro se non dei saggi ai tempi dell'università, non ho mai scritto un romanzo, ho scritto tantissimo per la carta stampata, io nasco diciamo come giornalista. Ho scritto per la radio, ho scritto per la televisione, per il cinema, per la pubblicità, eccetera, eccetera. Credo sia più facile per uno scrittore passare a questi altri media piuttosto che per uno che si occupa di scrittura con dei tempi, con dei paletti, con dei registri, con l'ansia della messa in onda, eccetera, passare alla scrittura di un libro. Quindi mi sono avvicinato con molta titubanza e timidezza, era una sfida, era qualcosa che avevo voglia di fare. Partivo da un presupposto: la storia del crollo del campanile di San Marco è una storia affascinantissima, e come ha detto Alessandro Barbero prima, pensate se fosse crollata la Tour Eiffel o se fosse crollato il Big Ben, quanto si sarebbe probabilmente scritto, quanti scrittori anglosassoni, francesi avrebbero utilizzato questo evento all'interno dei loro racconti, delle loro pubblicazioni. In Italia questa cosa è passata grosso modo inosservata, o comunque non se ne trova praticamente traccia nella letteratura. A me questa storia affascinava tantissimo. E inizialmente, essendo io un uomo da audiovisivo, ho pensato se potessi fare una ricostruzione, se non cinematografica, una ricostruzione documentaria. Purtroppo però non esistono immagini del crollo del campanile di San Marco, esistono solo poche foto di questo enorme cumulo di macerie e alcune cartoline fittizie in cui è stato ricostruito il crollo in un modo suggestivo, artigianale quanto suggestivo. Poste queste condizioni era difficile riuscire a creare un documentario, e quindi ho scelto di provare a raccontare questa storia, ovviamente studiandola, ricostruendola, permettendomi delle licenze, diciamo. Ovviamente ho creato una sintesi di tanti personaggi che hanno delle responsabilità più o meno grandi, ma ho cercato comunque di essere molto rispettoso e verosimile, in tutta la ricostruzione. E quindi però affrontando
questa sfida che per me era nuova, ho cercato di utilizzare degli schemi narrativi che a me fossero congeniali. Quello della tecnica cinematografica per me lo è, cioè nel senso io riesco a scrivere se prima vedo, io prima devo vedermi la scena, devo avercela davanti agli occhi, me la immagino e poi la scrivo. Non so se sia così semplice da spiegare o se sia così chiaro da capire, però io prima la vedo e poi la scrivo, cioè mi compare nella testa davanti agli occhi e poi la riesco a descrivere, a sceneggiare, a costruire, a migliorare, a stravolgere certe volte, però comunque devo avere prima di tutto davanti a me un'immagine. Poi ovviamente chi avrà modo di leggere il libro capirà che abbiamo comunque fatto una scelta anche proprio di costruzione di piccolissimi capitoli, quasi paragrafi, con delle intestazioni. Questo ricorda ovviamente molto la costruzione di una sceneggiatura. Non era una cosa del tutto chiara all'inizio, però poi parlandone con l'editore, all'editore piaceva questa scelta e quindi abbiamo deciso di rafforzarla e di creare quella struttura che vedrete se mi farete il piacere di leggere. Hai detto significativamente abbiamo deciso. Questa è una delle cose che secondo me il lettore ha meno chiara nei meccanismi di produzione di un libro, cioè quanto è importante per chi scrive confrontarsi con una casa editrice dove c'è gente che mastica libri appunto da sempre e che vive di quello, quanto è importante per fare delle scelte. Forse su questo qualcosa di più si potrebbe dire. Sì, no, allora io devo dire che sono contentissimo di avere trovato un editore come la Todaro, come Veronica Todaro. Ovviamente lei è in prima fila. Sì, ma no, guardate, lo dico perché, a parte perché questa è una piccola casa editrice bella e coraggiosa, non è italiana, è svizzera, sebbene Veronica sia italiana, è svizzera di lingua italiana, però per me è quasi anche un vezzo dire sono stato pubblicato già all'estero, no? Perché, piccoli editori, veramente bisognerebbe fare un monumento ai piccoli editori. Un piccolo editore come Veronica Todaro va dato merito non solo di aver avuto il coraggio di prendere il libro di un esordiente di 51 anni e pubblicarlo, ma voglio dirvi solo una cosa che per me è fondamentale. Noi si è discusso di tantissime cose riguardo al libro, con lei, con l'editor, eccetera. Si è discusso del titolo, ovviamente non era questo, ma alla fine ha vinto Veronica, giustamente. Ah, io avevo un titolo terribile in latino, sempre Adem. Se leggerete il libro capirete perché si sarebbe chiamato sempre Adem. Aveva senso assolutamente, perché è il marchio tipografico di uno stampatore veneziano, vedete tutto dentro il libro. Però non è questo che voglio dire. Abbiamo anche discusso sulla copertina. Lei la voleva a colori, io la volevo in bianco e nero, eccetera. Però c'è una cosa sulla copertina che è veramente esplicativa. Questa copertina è stata scattata dal fotografo con cui Veronica è andata apposta a Venezia per girare passo dopo passo, luogo dopo luogo, tutti i luoghi che ritrovate nel libro. Ecco, io non so quanti editori facciano questo per un libro. Lei lo ha fatto. Lei è andata a Venezia, si è fatto il suo tour, ha fatto gli scatti e poi ha scelto l'immagine. E per me questo è già una cosa bellissima che non credo che con i grandi editori potresti avere. Ecco, per me, io insomma, che poi non è stato un grande sacrificio perché non sei andata in un postaccio, però comunque è stata una cosa secondo me lodevole, a me mi ha gratificato tantissimo, lo racconto sempre perché secondo me è gratificante, da soddisfazione, da stimolo, insomma a me ha fatto molto piacere e ti ringrazio. Hai anche verificato se davvero da Campo San Zaccaria a Campo San Polo si va in 5 minuti, quel genere di cose, o l'avevi già fatto tu precisissimo? Allora, precisissimo, io ho cercato di essere verosimile, ci sono ovviamente delle licenze, come la signora dice, ci sono delle licenze, e alcune me le sono prese. Senti, un tema dolente, le possibili attualizzazioni
della vicenda, non tanto della vicenda del serial killer tedesco, quanto della vicenda del crollo del campanile. Crollo del campanile significa un nuovo responsabile dell'edificio, giovane e rampante, di idee moderne, che dice che insomma qui bisogna svecchiare, la roba deve rendere, il patrimonio culturale deve rendere, e salire fino in cima a questo campanile a piedi i turisti non hanno voglia di farlo, mettiamoci un bel ascensore. La politica intorno, che ovviamente non sa niente, non capisce niente, non ha nessuna idea, ma decide di sposare il parere tecnico più piacevole, e cioè quello che dice: farete un sacco di soldi e pericoli non ce ne sono. Il personaggio, uno dei pochi personaggi pienamente positivi del romanzo, il capomastro Bruson, che è l'unico che capisce che il paron de casa, cioè il campanile di San Marco, già non sta tanto bene, e ad andarlo a toccare succederanno dei guai. E naturalmente è un uragano di rimproveri contro questo fuori dal mondo, fuori dal tempo, che vuole, questa credo sia una citazione, bloccare il futuro e così via. Allora, al di là del fatto che è un po' facile, è un po' telefonato, noi lo sappiamo che poi crolla il campanile e quindi Bruson ha ragione, lo sappiamo fin dall'inizio, ok, ma è inevitabile vedere dei riferimenti, o perlomeno, tu credo l'hai anche detto in qualche intervista, sì, è l'Italia di allora, ma sotto certi aspetti è l'Italia di sempre. A noi può far venire, qui a Torino può far venire in mente le polemiche sulla TAV, a Venezia le polemiche sul Mose, ecco, a Venezia come l'hanno presa questa cosa? Come una sottile ingerenza nelle loro faccende attuali? Probabilmente sì, però cioè io credo che sia proprio, ci sono sicuramente dei riferimenti, delle riflessioni da fare col presente, però era anche la situazione dell'inizio del secolo. Cioè Venezia era divisa, cioè a Venezia c'era una frattura tra chi voleva innovare e chi voleva conservare, tra i passatisti e quelli che sarebbero stati futuristi. Cioè a Venezia all'inizio del Novecento si pensava di investire pesantemente sulle attività industriali, volevano creare, Venezia doveva diventare la Manchester dell'Adriatico, poi in parte lo è diventata, assolutamente sì, ed era però anche una città che aveva dei problemi di arretratezza notevoli, c'era un tasso di mortalità infantile, leggevo i dati che credo attendibili nel Novecento, pubblicati credo anche dalla Treccani, quindi c'erano su 4.000 nati, 600 non arrivavano al primo anno di vita nel 1900. Quindi insomma c'era tutto questo, e secondo me in parte purtroppo queste cose si sono, cioè, anche adesso c'è veramente, cioè, cito semplicemente il Ponte Morandi, tutto quello che si è scatenato dopo il crollo del Ponte Morandi, la caccia alle responsabilità, difficile sempre individuare un solo responsabile, così è stato anche per il campanile. Io ovviamente ho fatto una sintesi di tanti personaggi in pochi personaggi, e quindi non è che ritroverete i nomi e i cognomi dei responsabili come è emerso dai tanti studi, dalle tante ricostruzioni, dalle tante indagini che sono state fatte, diciamo, più per gli specialisti. Ho cercato però di mantenere quella tensione, quel dibattito che c'era, e il personaggio positivo che cito è un personaggio assolutamente esistente a cui ho cambiato il nome, che si chiamava Luigi Vendrasco, che è stato definito la Cassandra di Venezia perché andava predicando e anticipando il crollo del campanile molti anni prima, e che fu trasferito a 70 passa anni dall'ufficio di soprintendenza dove lavorava, e lo trovate nel libro romanzato, ovviamente fu trasferito a Cagliari. C'era la Fornero da allora, evidentemente, a 70 passa anni e stava lì. Sì, un'ultima possibile attualizzazione, ma è una stupidaggine, però è una cosa che interessa a me, perché io, facendo lo storico, una delle cose che ultimamente mi interessano è capire che cosa condividono mentalmente le persone, di nuovo, della stessa generazione, dello stesso paese,
quelle cose che poi noi storici facciamo molta fatica in seguito a ricostruire e che invece per chi è vissuto in una certa epoca sono ovvie. Solo per questo mio interesse cito un caso, che una immagine che mi è passata nella testa a un certo punto del romanzo. A un certo punto ci sono queste vittime, questi giovani tedeschi che continuano a cadere dai campanili o dai balconi, e in questura, con un certo nervosismo, non so più se sono il questore o il commissario, che si interrogano, dice: ma questo qua era venuto in questura, vero? E com'è andato questo interrogatorio in questura? Allora, a me automaticamente, per uno della mia generazione, automaticamente mette insieme questura, uno che cade giù dall'alto e dici, ti viene in mente Pinelli, il commissario Calabresi, le indagini del 69 dopo la strage di Piazza Fontana. È una di quelle cose che, passato ancora qualche decennio, saranno morte e sepolte. Nessuno più potrà immaginare che per uno nato nel 59 le parole questura e volo, anche 50 anni dopo, fanno venire in mente quella cosa lì. C'era qualcosa anche in te di voluto oppure inconscio? Non ci hai mai pensato? Te l'ha già detto? No, è la prima volta che è il piacere di avere un grande storico che ti riesce a collega delle cose che probabilmente no, io assolutamente in modo ovviamente ho chiarissimamente presente il ricordo del volo di Pinelli dalla questura di Milano, però non so se quando l'ho scritto, probabilmente l'ho fatto inconsciamente, però per me ci stava, insomma, la preoccupazione del questore che venisse attribuito in qualche modo al suo ufficio la morte del secondo tedesco assassinato, cioè qua, assolutamente. No, avevo questa cosa che mi girava per la testa perché di recente, non so più in che occasione, per un discorso, sì, discorso del 25 aprile, mi è capitato di andare a rivedere una cosa che è molto interessante, e cioè quel sito dell'Archivio di Stato di Torino dove ci sono le schede di tutti i partigiani che hanno operato nella resistenza in Piemonte, decine di migliaia di persone. E lì è anche segnato lo pseudonimo che ogni partigiano si sceglieva quando entrava in banda. E andare a vedere queste scelte degli pseudonimi è interessantissimo. Molti sono banali, Giacomo diventa Jim o così via. È pieno di meridionali che si chiamano Catania, Potenza e così via. Ci sono quelli che prendono i nomi dai libri che hanno letto da ragazzi, Sandokan, Yanez. Ci sono quelli che prendono i nomi dai fumetti, Cino, Franco, Tex, no, Tex non c'è ancora, però c'è qualcun altro dell'West, Cowboy forse, ecco. Ci sono ben 24 partigiani piemontesi che come pseudonimo si scelgono Fra Diavolo. Fra Diavolo. Poi vai a vedere, 1943 era uscito il film di Luigi Zampa, Fra Diavolo, e tutti loro l'avevano visto. E tutti quanti, l'ultimo film che avevano visto prima di andare in montagna, Fra Diavolo. Dopo, se non riesci a mettere insieme questi dettagli, diventano cose incomprensibili, no? Mentre per quella generazione era una cosa. Quindi è per questo che insomma sono andato dietro a queste stupidaggini. Un'altra cosa, non stai vedendo cosa? Un'altra cosa è anche un romanzo dove con molta leggerezza ci sono appunto citazioni e piccoli giochi. Uno dei piccoli giochi è l'incontro al caffè tra Hermann Hesse e Guillaume Apollinaire, quindi due grandi scrittori, un grande romanziere, un grande poeta dell'epoca, un tedesco e un francese, che sono lì. Allora, da controlli eseguiti dal sottoscritto risulta che in effetti Hermann Hesse era lì, ne parla anche da qualche parte di aver visto crollare il campanile di San Marco, mentre risulterebbe che Apollinaire, pur essendo un appassionato del poeta erotico veneziano Giorgio Baffo, e avendo quindi credo avuto diritto a una lapide a Venezia sulla casa di Giorgio Baffo, però Apollinaire a Venezia non c'è mai stato. Ecco, com'è che sei arrivato a metterli insieme? Sono arrivato a metterli insieme perché appunto è una licenza che mi sono permesso perché volevo creare un cameo, una discussione riferita alla poesia di Nietzsche che dedica al campanile di San Marco, Mein Glück, che trovate poi nella la citazione che apre diciamo il libro,
e secondo me erano perfetti S e Apollinaire per dibattere di queste cose. S è presente nel libro non solo in quel frangente, Apollinaire fa questa apparizione di poche frasi, perché per me era perfetto, perché mi piace, perché secondo me era perfetto come spalla di S in questo, quindi non avendo la certezza che ci fosse, ma nemmeno la prova assoluta che non ci fosse mai stato, mi sono concesso questa piccolissima licenza. Senti, in una recensione online che ho letto, il lettore che fa la recensione conclude dicendo: adesso vogliamo il seguito. Per loro è prematuro perché devono ancora leggere il primo. E tuttavia, insomma, ci sta. Sai, quando uno crea dei commissari e dei serial killer, la tentazione di andare avanti c'è, se no perché devono essere serial killer, appunto? Dici qualcosa. A parte vorrei scoprire, cioè dopo mi dici la recensione, perché insomma, di un lettore, ok. Se è una cosa finta che hanno fatto loro della casa editrice non lo so, si presenta. No, vabbè, sono contento, poi la vado a cercare. Un blog. No, allora, ci sarà un seguito. Sarà un seguito se ci saranno abbastanza lettori che avranno apprezzato questo primo tentativo, questo primo racconto, questo primo romanzo. Il seguito ci può essere. Il seguito ce l'ho già un po' in testa, in realtà un po' ne ho già parlato, però ovviamente spiegare come possa esserci un seguito significherebbe svelarvi la conclusione di questo libro, che non è per nulla scontata, e quindi posso dirvi che ci potrebbe essere un seguito ambientato sempre in Italia, che avrà a che fare con delle altre ossessioni, e ci saranno delle presenze di altri personaggi storici realmente, ovviamente vissuti, sarebbero storici, che sto studiando, e insomma c'è un'idea abbastanza già precisa, però non voglio dirvi di più, perché altrimenti vi svelo la conclusione di questo libro e magari qualcuno avrà piacere di leggerlo e quindi di scoprire come andrà a finire. Senti, il sogno di tutti i cattivi romanzieri, fra cui mi metto ovviamente anch'io, è di scrivere un romanzo ambientato a Venezia e un romanzo ambientato a Parigi. Io ci ho fatto tutti e due. Tu hai fatto quello di Venezia, Parigi non so, ma in realtà so che su Venezia stai continuando a lavorare, no? Mi hai raccontato stamattina una cosa che trovo meravigliosa, quindi se hai voglia raccontala. Allora, va bene. Ci scuserà l'editrice, ma in questo momento apriamo una parentesi Rai Storia, perché innanzitutto l'ossessione leonardesca ci tocca ancora, perché anche stasera negli spazi normalmente ospitano il nostro programma CDC ci sarà la seconda parte di Leonardo l'ultimo ritratto. Forse qualcuno di voi ha già visto la prima, sapete che Alessandro Barbero, nonostante la sua ritrosia sui contenuti leonardeschi, è presente e dice delle cose interessantissime, e che tra l'altro questa serie è andata benissimo, è stato il record di ascolti della stagione, quindi ne siamo molto contenti. Su Venezia continuo a lavorare perché mi è stato proposto di realizzare un documentario sulla storia di Venezia, che ovviamente la realizzeremo insieme ad un nutrito gruppo di storici e di consulenti, però è un documentario dove ci è stato concesso un registro narrativo un po' diverso, un po' sperimentale, quindi stiamo, in realtà non sono solo ovviamente, sono con un pool di sceneggiatori, stiamo scrivendo una serie di monologhi attribuiti a dei personaggi storici di Venezia, che vanno da Cassiodoro fino ad Alexandre Promio, che è il cineoperatore lumiere originario di Cuneo, che alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, realizza il primo movimento di macchina della storia della cinematografia sul Canal Grande. Tra questi due poli ovviamente ci saranno dogi, cortigiane, marinai, mercanti, figli di mercanti come Fantina Polo, personaggi minori e maggiori della storia di Venezia, che si racconteranno, e attraverso il loro racconto, che ovviamente sarà un po' onnisciente, quindi si spingerà oltre alle loro memorie reali,
ci aiuteranno ad aprire pagine di storia millenaria della Serenissima, che saranno poi in realtà approfondite e puntualizzate da una serie di interventi di storici. E quindi Parigi aspetterà per il momento. Parigi può aspettare. Se Notre Dame, ecco. No. Dunque, noi siamo agli sgoccioli del nostro tempo. Abbiamo, volendo, il tempo per una domanda dal pubblico all'autore, qualora ci fosse l'urgenza di una tale domanda. Qui è come all'università, quando dici fate pure delle domande, se volete, ti guardano il vicino. Qualora non ci fosse una domanda, possiamo dare lo stesso la parola all'autore, che di sicuro vuole dire ancora qualcosa. No, io voglio innanzitutto veramente ringraziare Alessandro Barbero, che per me è veramente stato, è ringraziato come Alessandro in questo libro, e mi ha dato un sacco di consigli. È una persona con cui lavoro da tanti anni oramai, sono parecchi anni. Con sempre con grandissimo piacere, non c'è bisogno che lo dica io, lo sapete tutti, è una persona capace di diffondere un entusiasmo per tutto quello che è la materia storica, ma non solo, veramente unica e incomparabile in Italia. Quindi il primo ringraziamento va a lui, il secondo ringraziamento ovviamente va a Veronica Todaro per aver deciso di pubblicare questo libro, e il terzo ringraziamento va a voi tutti per essere venuti e spero per leggervi. Vi ringrazio tantissimo, veramente. Grazie.